Ciao Cea, oggi ti parlo delle frazioni decimali e numeri decimali. Andiamo ad analizzare i numeri decimali. I numeri decimali sono formati da due parti, una parte intera che si trova a sinistra della virgola, per esempio 465,81. Questa è la parte intera. 2, una parte decimale che si trova a destra della virgola, per esempio 465,81. Questa è la parte decimale. La virgola è molto importante perché separa la parte intera dalla parte decimale. Adesso andiamo a visitare le casette dei numeri. La casa delle migliaia, la casa delle unità semplici e la casa dei decimali. La casa delle migliaia contiene centinaia di migliaia, decine di migliaia e unità di migliaia. La casa delle unità semplici contiene centinaia, decine e unità. La casa dei decimali contiene decimi, centesimi e millesimi. Adesso andiamo ad analizzare il numero 465,81. Qua mettiamo 465, qua mettiamo la virgola e 81. Adesso andiamo in frazioni decimali. Un decimo, 7 decimi. Un centesimo, 13 centesimi, un millesimo, 9 millesimi, queste indicano un intero, è stato diviso in 10, 100 o 1000 parti e ne sono stati considerati uno o più, che si dice decimale quando il suo denominatore ha una potenza di 10. Andiamo ora a trasformare una frazione decimale in un numero decimale. 6 decimi uguale 6 diviso 10 uguale 0,6. 256 uguale 256 diviso 100, 2,56. 13 millesimi uguale 13 diviso 1000, 0,013. Oppure si può usare una procedura più semplice. Si scrive il numero che corrisponde al numeratore e contiene. E contiamo quanti zeri ci sono al denominatore. 256 centesimi. Qua abbiamo uno 0 e un altro 0. Da partire da destra andiamo fino a sinistra di 2. 1 e 2. E qua c'è la virgola. Analogamente si procede per trasformare il numero decimale e frazione decimale. 8,3. 156 diventa 8.356 millesimi. Scrivo tutto al numeratore senza virgola e al denominatore gli zeri, quanti sono i numeratori dopo la virgola, cioè 10, 100, 1000. Ciao! Ciao, ciao, un bacione grosso e un saluto. Ciao!